piazza Matteotti ha cambiato volto. La piazza, su progetto dell'architetto Einstein, ha fatto come fine primario quello di trasmettere l'unità, la ricostruzione storica e la contrapposizione vita-morte. Sentiamo la spiegazione dell'architetto. Piazza Matteotti ha cambiato volto. La piazza ha modificato il suo aspetto sulla base di alcuni progetti architettonici che hanno ripreso l'antica conformazione delle case medievali, creando un senso di unità e un contrasto vita-morte. Devo dire che spiegare la piazza, il progetto della piazza in pochi minuti non è una cosa molto semplice. Dico questo perché al contrario di quello che si potrebbe pensare di progettare una piazza, non è la piazza Matteotti a Canegrati non è una cosa banale. Noi ci siamo, prima di tutto, diciamo, l'impostazione iniziale del nostro lavoro è quello di tentare di capire tutto quello che la piazza, il luogo che abbiamo trovato nel lontano 99, ci poteva dire. Era un grande parcheggio, un po' disordinato, e volevamo raccogliere tutte queste informazioni. E così abbiamo fatto, abbiamo letto l'storia della città di Canegrati dal periodo archeologico fino anche ai nostri tempi, abbiamo analizzato l'aspetto iconografico, le vecchie cartoline, le vecchie foto d'epoca. Siamo andati perfino successivamente a vedere la piazza sotto la neve per vedere i percorsi spontanei che facevano i cittadini al percorrere la piazza. Praticamente questo ci ha permesso di stabilire un dialogo tra le nostre considerazioni progettuali future e questa raccolta, diciamo, dei materiali. Questo ci ha permesso anche di stabilire una distanza critica, che praticamente è, diciamo, il risultato di quello che poi abbiamo sviluppato nel progetto. Fondamentalmente abbiamo tentato di capire, di raccogliere piccoli gesti, ma sottili gesti significativi che poi prendono forma e formano parte, diciamo, delle soluzioni architettoniche. Questo vuol dire, per esempio, il vecchio vicolo della stalla aperta diventa per noi un tema compositivo di progetto. Vuol dire, noi ricostruiamo astrattamente quel vecchio andamento delle case medievali, diciamo così, che sono state demolite negli anni 50 con un segno che segue questo andamento della morfologia della città di Canegrati. Abbiamo anche tentato di creare una sorta, diciamo, di spazio unico, questi 5.000 metri quadri di progetto. Praticamente abbiamo fatto questo cordolo che unisce tutto il perimetro della piazza per tentare di dare un'unità, e non solo. Abbiamo provato a inserire alcuni elementi che sono presenti in questi diversi spazi, ossia per evitare questa frazionalità, all'interno dello spazio successivo. Per quello, questo semicerchio che si vede nello slargo di via Villitrignotto praticamente adentro entra di una maniera silenziosa sullo spazio della piazza grande, nella parte superiore laterale. Questo è il perché. Questo perché volevamo creare questo sistema proprio di relazione tra gli spazi, come che per tentare di far capire che la piazza dovrebbe essere uno spazio unico. Allo stesso modo la facciata, le dimensioni della facciata della chiesa diventa il nostro spazio modulare, ossia noi abbiamo creato con questa distanza, con questa dimensione, il modulo che abbiamo dopo ripetuto in tutte le nostre nella morfologia del progetto. E per quello i cordoli che si vedono, che attraversano la piazza, seguono tutto un ragionamento di un punto aziale virtuale che si crea tra l'asse centrale della chiesa di Santa Maria Assunta e l'asse centrale della via Villitrignotto. In questo punto virtuale escono una serie di raggi che sono quelli che si ripetono nella parte superiore della piazza, che seguono un'inclinazione radiale con rispetto a questo punto virtuale e che seguono anche, hanno anche nel punto minimo la dimensione della facciata della chiesa, cioè una specie di modulo di lavoro, insomma, abbiamo creato questo. Cioè, è una specie di dialogo tra l'aspetto culturale, l'aspetto tradizionale, e soprattutto aiutato dal materiale che abbiamo raccolto. Questo non solo, questa fontana è un simbolo di vita, perché, come si utilizzava nelle vecchie, è una vecchia abitudine di creare davanti alla chiesa uno spazio come cimitero, cioè proprio questa contrapposizione tra lo spazio della morte e lo spazio della vita, con questa fontana che si crea in mezzo a questa cerniera.